Ciao a tutti! In questo video vi mostrerò quali errori causano la tanto temuta cascola e quali soluzioni possiamo adottare. Seguitemi! Quando i fiori dei nostri amati peperoncini cascano, è un problema perché ogni fiore diventerà un peperoncino. Avrete notato anche voi che ciò avviene principalmente nei periodi più caldi dell'anno. Il primo errore che facciamo è quello delle dimensioni del vaso. Se il vaso è troppo piccolo, la pianta va in sofferenza e lascerà cadere i fiori. Per capire se il vaso è troppo piccolo, ci basterà sollevare la pianta e vedere le condizioni delle radici. Se sono estremamente incasinate, come in questo caso, specialmente sul fondo, vuol dire che è ora di cambiare il vaso e metterne uno più grande. Il secondo errore è il materiale del vaso. Come avete potuto vedere, le radici sono a contatto col vaso, specialmente sotto. Quindi se noi il vaso lo appoggiamo su una mattonella come questa, su cui picchia il sole, la mattonella si surriscalda tantissimo e le radici prendono tutto quel calore e la pianta andrà nuovamente in crisi. Stessa cosa se il sole picchia sul vaso lateralmente. Quindi dobbiamo proteggere i nostri vasi. Per farlo possiamo, per esempio, mettere un substrato sassi argilla espansa sul fondo del nostro sottovaso e prenderà meno calore dal terreno. Se no possiamo mettere un asse di legno sul fondo e poi possiamo proteggere il nostro vaso, no? Mettendo per esempio un sacco di juta intorno al nostro vaso, lo proteggerà dal sole. Oppure ci sono in commercio dei cartoni ondulati, possiamo mettere un vaso più grande esternamente. Qualsiasi cosa farà sì che il sole diretto non vada a picchiare contro la parete. In alternativa possiamo eliminare il nostro vaso di plastica e mettere un sacco di juta, che oltre a proteggere le radici dal sole diretto farà anche respirare maggiormente la pianta. Il terzo errore è l'irrigazione eccessiva. Se diamo troppa acqua alle nostre piante, le radici soffocano e la pianta va in sofferenza e perderà tutti i fiori. Quindi bisogna dare acqua correttamente e per farlo, come ho già spiegato in un altro video, è sufficiente sollevare la nostra pianta. Capiremo dal peso quando sarà necessario dare acqua. Ricordatevi che è meglio dare meno acqua che troppa acqua. Ci sono poi delle malattie o degli attacchi di insetti che possono causare la perdita dei fiori, ma questo non dipende da noi. Noi quello che possiamo fare eventualmente è curare le nostre piante da questi mali per evitare la cascola. Perché questa specie di peperoncini è così incline alla cascola? Per capirlo, dobbiamo risalire al clima dell'habitat d'origine del chinense, l'Amazzonia, dove per tutto l'anno è caldo e umido. Le temperature vanno dai 20 fino oltre i 40 gradi e l'umidità sempre elevatissima. Un vero e proprio clima tropicale. Quindi il segreto per ottenere dei chinense sani, rigogliosi e produttivi è riprodurre proprio questo clima. E adesso vi svelerò un trucco. Seguitemi. Il trucco che utilizzo io è quello di spruzzare le nostre foglie con dell'acqua. Questo va fatto soltanto di sera, quando non c'è il sole, per evitare che le foglie si scottino. In questo modo, oltre ad aumentare l'umidità, daremo acqua alle nostre piante anche tramite le foglie. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi torni utile. Noi ci rivedremo la settimana prossima e piccanti saluti!